Una grande festa per il gruppo Idea, ma anche l'occasione per rimarcare il cambiamento che è stato operato a Florida negli ultimi 2 anni. Ma raccontare quello che è stato fatto e soprattutto non perdere il contatto umano, i rapporti, le relazioni con quella gente che ci ha permesso di assurgere a determinati ruoli e quindi di fare tutte quelle cose che si stanno facendo a servizio di questa città. Vale per me, ma credo valga anche per Tiziano, che dopo qualche anno dalla mia elezione è stato eletto deputato. C'è questo anello di congiunzione fra Floridia e l'Assemblea regionale che portiamo avanti ogni giorno insieme a lui, sta sortendo effetti positivi, abbiamo immaginato di raccontarlo alla città e lo abbiamo fatto. Devo dire che c'è stata una partecipazione copiosa, oltre le nostre aspettative. L'iniziativa nasce con l'intento sì di fare una rendicontazione in qualche modo delle attività che si sono fatte, ma anche perché avevamo piacere di stare con le nostre comunità, con i nostri cittadini, senza che ci sia una consultazione elettorale alle porte. Almeno per quanto ci riguarda non siamo candidati a nulla, il mio obiettivo è continuare a fare il sindaco cercando di farlo bene. Il gruppo Idea questa sera, tramite il suo intervento, ha fatto notare un'apertura verso il PD ancora più ampia, cioè nel senso che Idea vorrebbe essere il pungolo giovanile verso questo partito e voler collaborare sempre più insieme. Il movimento Idea è nato per coinvolgere le persone che si erano disaffezionate nei confronti della politica. All'interno del movimento ci sono persone che non hanno mai partecipato alla vita politica di un partito, che non si sono mai candidate se non nei consiglieri comunali che abbiamo eletto all'interno delle singole realtà comunali, e vuole essere da pungolo non solo nei confronti del Partito Democratico ma di tutte quelle cose che non funzionano. Oggi io rappresento il Partito Democratico in quanto deputato regionale di questa provincia e l'obiettivo che ci poniamo e l'obiettivo che mi pongo è quello di far diventare Idea il Partito Democratico, perché all'interno del Partito Democratico abbiamo bisogno di forze nuove come Idea, dell'associazionismo che può essere anche oltre Idea e di tutti coloro i quali vogliono dare un contributo alla politica. Come abbiamo detto in diverse occasioni durante tutti gli interventi che si sono susseguiti, noi abbiamo spesso ci chiediamo che cosa la politica ci può dare per impegnarci in politica. Ecco, noi siamo alla ricerca di persone che abbiano invece qualcosa da dare piuttosto che da ricevere dalla politica, e Idea è solo il punto di partenza che coinvolge il Partito Democratico, perché con il Partito Democratico a livello regionale, nazionale e nelle singole realtà comunali stiamo facendo un lavoro importante e che continueremo a fare nel corso di questi mesi e di queste settimane. Ci raduniamo per la seconda volta per questa seconda convention dopo un anno e mezzo, ritorno da cittadino semplice ad assessore di questa amministrazione che sta cercando di fare il suo meglio per far risplendere la nostra Floridia. Floridia che ha una nuova primavera, Floridia che vedrà per i prossimi 2 anni dei grandi investimenti in città, questa amministrazione giovane con tanta voglia di fare e al servizio della nostra gente.